Ci ho messo in peso adesso, per un bimbo. Ma perché è una cosa, ma lo so. Sì, è ovvio, sì. Che ricomincia a piovere dopo, eh. Bandito! Vai serio! Fuori vecchio. Vai duro! Vai grande! Vai duro! Dai di lui quanto fai un minuto gatto? Capo, posso ti metti a sito in favore? Grande Filippo! Servizio! Ma queste non è nuove? Thank you.
Dorian Balla, Maggioli di Buccio, Cabello e Grilli, quindi Cabello il bomber in panchina, l'allenatore è Mario Vivani, risponde la Fermana in maglia gialla e calzoncini blu, Cassari, Pierantoni, Ferra, Mattatini, Bolzano, Pirro, Cantabini, Cantabia, Bolzano, uno è, sono due fratelli, Dario Bolzano, numero 6, Marco Bolzano, numero 10, e Passi, in panchina, Gobbi, Muratti, Ferretani, Corradini, Vitali, Spinotti e Andrea Fabiani, l'altro signor Scampatore di Macerata, coadiuvato da Domenelli e Bianconi, la signora Vini di Macerata, che è la seconda assistente proprio sotto la nostra tribuna. Sono 200 spettatori, 5 gradi la temperatura, quindi abbastanza accettabile, però il terreno di gioco non è in buone condizioni, è molto rallentata per la pioggia che è caduta fino a praticamente una ventina di minuti fa. 0-0, siamo al quinto minuto, viene il controllo di testa. Dai,
Vai,
più. Chi ha fatto quelle maglie con i numeri oro? Scotteria Dalli, sì o no? E qua, non si vede, eh? E sui dire. Fanno i designer, fanno. Io ho fatto tanti campi in giro, da seminare, per i designer. Ti chiedono se fai il calcio di punizione. La cagliete.
è alta sulla traversa, il pallone stanciato da Cappelli per un compagno di squadra che praticamente dai 16 metri ha girato la palla alta. È una partita molto interessante, giocato su un campo pesante, più fermare la Cagliese, ma la Cagliese non si chiude, praticamente non dico che ribatte colpo su colpo, ma colpo si manca, gli occhi si giocano con quattro difensori, ferma tra il difesa e il centrocampo, in attacco a centrocampo. Dicevamo prima a sinistra e altra punta, Cagliese, quattro difensori, Burone di punta, a sinistra Bucefalo, a destra Marcucci con il numero 7 già, pronto alla sovrapposizione sulla fascia a destra, 0-0, qui comunque come abbiamo detto una partita interessante con la formazione ora della Cagliese che cerca di uscire dalla propria metà campo, si gioca molto anche a livello praticamente di pressing. Sì. Benissimo, a questo punto mi arrendo, 17 minuti, 0-0, linea 31. Oh, non so, ancora perde a ieri. Oh!
Bravo Dado!
gioco di... Sono Walter da Cagliari, perché la Cagliari è in vantaggio, mi richiami te? Ah, va bene, grazie. Gonzalo, smettilo mai! Mi sembra mancino. Tagliere 1 per mano a 0, Cappelli su rigore al 19esimo. Dillo tu. Che ti importa, Bolzan, il numero 6 Bolzan, e quindi Dario Bolzan, la signorina Grilli, che era praticamente la collaboratrice di Lina, non ha fatto la bandierina, ma l'ha già indicato il rispetto. Cappelli, angolo al massimo, Chessare non si arriva per un filo, è Cagliese in vantaggio. 1-0 quindi per la Cagliese, con la rabbia della Fermana, che fino a questo momento però non ha sortito effetto. Siamo arrivati al 30esimo, Cagliese 1, Fermana 0, Lignano a Toledeschi. Ha tirato il 5 o il 6? Il 5 o il 6? Uno largo qua, porca miseria! Io boh, c'è a metà campo, metto più metà avanti, c'è a dire. Scusa, lascia giù di ballare per favore, balla le telecamere, e so che farete, mi dispiace. Aspetta Antonio,
questo è da calciatore, io non vado a casa, questo è da calciatore. Pallone morbidamente, è stato spettato ma se ne è andato sul fondo, mi prende il gioco, rimane con forza, Davide, butta il metro al proprio portiere, così muova il pallone, in caso di posti della collega, il pacco di testa, curvo, sarà da fondo. Devi fare un altro, devi fare di paro.
Mettiamo sopra. Comunque freddo, è freddo, è umido, c'è freddo, è umido. I due pelati, vediamo un po'. 6 e 10. Emiliano destra! Marco, molto finita! Questa di Dario, buona fame! Io non famiglia. Qui ero andato di là, fine. Allora, tornato qua. Ma adesso, vedi?
A me portavo gli scarponi. Era bello che portavo gli scarponi, dirlo. Allora, ti prese quella roba dei casalini? Ma va bene, mettiamo il chiaro di università. Pronto? Sì, linea Tolentino. Vai perro! Qui, come abbiamo detto, nel fango di Pirelli, due colpi, un tiro alto sulla minuto fa, e invece il tiro alto è stato di Marcatini, praticamente al trentesimo. Queste sono le due occasioni da gol, tra virgolette, per la formazione di Montermale, ma è grande la Cagliuto, molto buoni anche i ragazzi di allenati da Mario Vivani, che in attacco anche in questo momento, che sarà un calcio d'angolo, quindi in favore della formazione della Cagliese, che ha risposto colpo su colpo alla bradonata Fermana, concedendo, come abbiamo detto, due tiri alti sopra la traversa in tutto il primo tempo. Il gol della Cagliese invece è arrivato, come abbiamo detto, al 19esimo su calcio di rigore. C'è anche Pirro che cambia spesso azione, raggio d'azione, ma fino a questo momento, ribadiamo ancora una volta, la difesa della Cagliese è stata molto attenta, il calcio d'angolo ha battuto in questo momento, c'è stato un colpo di testa comunque troppo angolato, e quindi c'è la rimessa di Chiesari, il portiere della Fermana. Siamo arrivati al 45esimo in questo istante, 1-0 per la Cagliese, linea con il tiro. Manca la panchina. Andiamo alla panchina. Tre mani, come andiamo, No.
Respinto. Da lontano, sì. Il portiere non l'ha trattenuto il portiere. La voleva prendere così e arriva la Italia in palo, il palo alla destra, vince la Germania, il secondo tempo andando all'assalto, un assalto che dovrà essere orchestrato da Vitali. Ora tuttavia Vitali appoggia non perfettamente, ma il giocatore è giusto per questo tipo di campo, perché Vitali sta preso il posto. Come si sente? Può cambiare qualcosa per quanto riguarda il gioco offensivo della Cremona. Cremona che deve giocare tutto per tutto, non ha niente da perdere. A questo punto forza avanti, Cremona prendere il nostro ruolo poco interessante. Signora la Cremona non ha vinto. E quindi la Germania benissimo al gol e si riprende ora, siamo al quinto minuto con la parola che dà il pallone alla Cagliese, sarà una bellissima battaglia, ci sono stati anche due cambi, poi saremo più precisi nella seconda praticamente collegamento di questa partita, la Germania cerca di chiudere la Cagliese nella propria metà campo giocando in pratica con tre difensori. 1-0 però per la Cagliese, siamo arrivati a 2 minuti e 30 secondi, 1 collettivo. Cartellini 4
Chi è scappato? 4, 6, 10, Cattadia non mi sembra. Fatti e Cattadia. Quelli sotto il porticato che si scaldano pile. Allora i calzetti che si scaldano con le pile, le calze, si scaldano, oggi che vogliono. Ah sì? Ma è umido perché... Oh, che c'è, ma è freddo. La Madonna non mi ricordo. Dire che in uno dei campi più belli d'Italia c'è già con l'Urbino, prima categoria. Come fate? L'arca non era costruita lì, la voleva, l'acqua non era piena, non era stessa, era l'unico posto che aveva mai visto. Io ero piccolo, L'ha fatto il mio babbo quello lì, sai? Sai? Il campo l'ha fatto il mio babbo. Lui aveva avuto... faceva il picconatore. Dopo gli davano tipo 5.000 lire da adesso e un pacchetto di fagioli. Io ho passato i primi 2 anni che praticamente... Mangiavo i fagioli che mi portava a casa a babbo, no? Questo figlio fa le fiere. Cartellino! Non fanno alcuni
Riescono di chiuderli, vedi? Riescono di chiuderli, no? Perché tanto lui cercherà di migliorare. Bravo!
Sì, va bene! Due cappelli! Buccia maiore! È finito, giochiamo qua, guarda, non è sempre fuori, fuori, fuori. Gioca, gioca! Tocca per terra, salta, no? Burro, tira da lontano il portiere fuori a porta! E Non è stato un po' di
Nonostante l'arbitro non è riuscito a segnare. Ha sbagliato però lui. Come li mettiamo? Andrea fallo quello! Fischia che non c'è bisogno del tuo aiuto! Seconda purtroppo! Solo così, Santiago Bernabéu? Allora non ci cacchi mai, ma non ci cacchi mai. Come? Però io non so cos'è che devo parlare in spagnolo, non ci capisco. Che ne è Blan? Non voglio sbagliare. Quello è ormai di un rigore potenza, eh? Ah sì, non è facile. Gira basso, non c'è castizza! Il guanto sul polo basso. È buona questa! Ha segnato la Biagio Nazzaro. 1-0. Donzelli. Nel primo tempo da Cappelli, ma al 22esimo occasione per il gialloblu praticamente della Fermana. Pirro, Bolzan, pure la palla in mezzo, Andrea Fabiani manda alto dall'area piccola, era veramente un pallone incredibile, come è stato il palo anche colpito da Pirro proprio al primo minuto. Che è una bellissima partita, agonisticamente grandissima, piove qua a Cagli, c'è qualche zona ancora dove si può giocare a calcio, soprattutto nel vicino al calcio d'angolo, però praticamente è molto difficile per i giocatori dotati tecnicamente giocare bene a calcio, però è una partita bellissima dove anche la carriera tutti danno quello che era il 1-0 per la Salieri, che si è stato di punizione ora, siamo sulla tre quarti d'attacco, però c'è la formazione della Salieri, siamo arrivati al minuto 22 e 30 secondi, 1-0 per la Salieri, linea con il tiro. Toppa, la fuori! Atletico Rivero Rubinelli, Atletico Rivero Rubinelli, poco meno più fa, non ho capito cosa fa. Dai,
Belli! È finita! Yeah.
Fortuna per buona, fortuna per buona. Pallone, sul pallone,
ancora da una cinquantina di metri dalla forza di difesa, da Follitto sembra, vediamo il tempo dell'arbitro, così è, pallone lungo, sette minuti, linea con il Cinese, riprende per la penale per il Tozzi, il pallone. Il pallone fa pochi metri e poi va fuori, o c'è il fallo, mancano le grandi aperture, attenzione, si gioca in fazione con tanti giocatori e scolonando si sono calma ragazzi, calma! Grazie.
Oh!
siamo. Dai ragazzi, dai! Thank you.